in questa sera ferita, da non lasciarsi andare, in questa notte da soli che non ci si può vedere e non ci si può contare, ma solo ricordare. Io conosco la mia vita e ho visto il mare, e ho visto un amore vicino da poterlo toccare, ma nelle notti di maggio non può bastare la voce di una canzone per lasciarsi andare. D'arte, di laboratori culturali, artistici, un vero e proprio palazzo delle arti e della cultura la Metina, e lì a fianco il Palazzo Classico, dove tanti di noi hanno fatto la scuola media. Ci sono i posti universitari della facoltà. Ha fatto sì che oggi si possa cercare un socio strategico per l'avvenire della multiservizi. Cose superiori, che appunto è stata completata l'area mercatale di San Biase e si è avviata con dei lavori importanti, quella di via Cristoforo Colombo, che potrebbe essere non solo una buona area mercatale, non so se sufficiente, ma in ogni caso un grande parcheggio in una parte della città che ne ha tanto bisogno, quindi l'avvio di parcheggi strategici nel centro della città. E poi siamo alla vigilia dell'apertura del ponte tra via Po e via Indipendenza, c'è la prossima apertura del mercato di via Botticelli e stanno andando avanti i lavori in altre zone della città, tra Capizzaglie e Scinà, a via Foderaro e ad altre parti. Quindi in altri settori i tagli ci sono, non nei servizi sociali, ma in altri settori ci sono. E visto che eravamo l'unica città calabrese che aveva l'IRPEF allo 0,2, cioè il minimo, abbiamo colto la possibilità di un ritocco e quindi la nostra IRPEF rimane tra le più basse, la più bassa città calabrese, ma quest'anno sarà di più dell'anno scorso. Questo ritocco ci sarà. Ma io ve lo dico prima e vi dico i motivi, perché questo problema ci sarà, ma tante città italiane non l'hanno potuta fare perché da anni non era allo 0,4 come noi quest'anno, era allo 0,7, allo 0,8, noi l'abbiamo potuta fare perché negli anni scorsi eravamo allo 0,2. Vedete, cari cittadini, io so che stasera non sto facendo un discorso piacevole, ma vi devo parlare in maniera sobria di tante cose concrete. Però oggi quante cose, vado anche sulle cose che non vanno alla mezza, sui limiti che sentiamo come limiti miei e nostri, però io sento profondamente che noi parliamo stasera del fatto di come aggiustare il bilancio, di come mantenere le politiche sociali. A Reggio Calabria non si possono fare più pagamenti, tanto il debito che il comune ha accumulato, o in altre città calabresi. Eppure quante volte, camminando in mezzo alla strada, ognuno di voi mi ha detto, magari trattandomi amichevolmente e pigliandomi da un braccio, ma a Reggio le cose vanno meglio, ma a Catanzaro è così. Indica dello stadio Rocco Riga, e noi speriamo nei prossimi anni di riuscire a fare lo stesso in quello di San Biase. Abbiamo salvato tanti plessi scolastici con un'iniziativa importante nell'autunno e nell'inverno scorso dai tagli generali che soprattutto il ministro Gelmini
aveva progettato, ed erano tagli soprattutto nelle aree dove la scuola ha più problemi, non erano tagli nella parte centrale della città, erano nelle zone di montagna, nelle zone collinari e sul piano della cultura, per esempio. Sul piano della cultura stanno avvenendo delle cose importantissime e fondamentali. Il Consiglio Comunale finalmente ha approvato un regolamento che cambia l'impostazione che avevano dato i commissari nella fase dello scioglimento e che rende molto più facile anche l'aiuto all'associazionismo culturale, alle persone che si vogliono mettere a fare delle cose. Purtroppo ci sono meno fondi, ma qui stasera siamo insieme, tutta la giunta, e quindi ve lo posso annunciare con piacere: dal 22 al 26 giugno ci sarà una grande iniziativa culturale nazionale, il Festival dei Libri sulla Mafia, che è una occasione straordinaria per la Lamezia. Pensate, verranno tutti gli autori più importanti che voi ogni tanto vediamo da lontano in certi dibattiti televisivi, saranno nelle nostre piazze con addirittura per 4 giorni. Addirittura ci sono ore in cui ci si presenta più di un libro, dal pomeriggio fino alla notte. Avete visto già di questo Festival dei Libri sulla Mafia, che è stato curato dall'assessore Grasso e da un giornalista di rilievo nazionale come Ivan Abate? Si parla su Repubblica e su altri giornali, cioè per qualche giorno, come è avvenuto in altre occasioni, l'Italia avrà l'immagine di Lamezia come una città di grande fervore e vivacità, una città nella quale gli intellettuali più importanti di questo paese vanno a discutere con i cittadini, con i giovani, a presentare i propri libri, e poi questi libri saranno dati nelle scuole della Lamezia il prossimo anno, perché ci sono anche